Professor Scienza, quale sarà il vino del futuro? Non tanto che cosa dobbiamo aspettarci, ma che cosa dobbiamo fare per ottenere il vino del futuro? Beh, il vino è un concetto, un prodotto, diciamo così, polisemico, vuol dire che ha molti significati. Per un consumatore ha un certo significato, per il produttore di vini ne ha un altro, cioè tutte le persone che circolano attorno al mondo del vino danno a questo prodotto dei significati diversi. Se noi prendiamo una certa corrente di pensiero che fa un certo vino in questo momento, pensiamo, non so, ai biologici, ai biodinamici, questi hanno una visione che il vino, per cui il vino, il futuro del vino è dietro le loro spalle, non è davanti, è qualcosa che stanno facendo, ripetendo qualcosa che facevano i loro nonni, i loro bisnonni. Ecco, noi pensiamo invece che il vino abbia bisogno di innovazione, abbia bisogno di novità, perché è sempre stato un prodotto che, contrariamente all'opinione comune che ha legato al vino la tradizione e un'idea anche di, diciamo così, di mito, il vino ha rappresentato nella società moderna, parlo dal 500 in poi, un elemento di grande sviluppo per le regioni o i paesi che facevano vino. Era l'elemento con il maggior livello di innovazione. In particolare, il consumatore, che è l'elemento innovatore per eccellenza, è lui che stimola poi nell'industria o nell'agricoltura l'innovazione, vuole dei vini che siano da un lato sani, che siano senza residui, che siano prodotti in un certo modo, ma che siano buoni. Allora la genetica, la ricerca è lo strumento più efficace per ottenere delle varietà che siano resistenti alle malattie, quindi senza dover intervenire con i trattamenti di lotta chimica, ma soprattutto ottenere da queste varietà dei grandi vini. Purtroppo noi abbiamo una visione un po' deformata dal ricordo di queste viti resistenti della fine 800, prima del 900, che erano i vini della testimonianza dei poveri, era il Clinton, erano i Seidl, erano la Fraga, questi vini che segnavano un po' il destino della povertà delle campagne. Ecco, adesso i nuovi resistenti sono invece completamente diversi, sono resistenti alle malattie, ma danno dei vini di grandissima qualità che nulla hanno da invidiare con le varietà moderne. Ecco, come si fa in Italia a produrre questo tipo di vini? Beh, c'è una ricerca importante in Italia. A Udine voi avete forse il centro che per primo ha iniziato un grande cammino di ricerca. E l'Università di Udine, attraverso anche una collaborazione con il Centro di Genetica Applicata, ha creato delle varietà che saranno sicuramente nei prossimi mesi autorizzate alla coltivazione in Italia, quindi è importante accogliere queste varietà, fare in modo che possano essere coltivate, che possano essere, direi così, piantate nei vigneti italiani e poi accolte dal consumatore, che deve anche lui accettare questa innovazione.